Ok, vai. Allora, dovresti chiedere a Gurudev in che modo dovremmo meditare per tollerare e andare oltre le discordie che nascono nelle relazioni di tutti i giorni. Ripeto. So the question, no, it's okay. The question is, how can we meditate and how can we have such a practice that we can tolerate and we can overcome easily any discussion, anything that we face every day in the relations with others? I think there is no discussion in relations. In realtà io non credo che ci siano delle discussioni nelle relazioni. There is no relation, solo discussion. È quando non c'è relazione che ci sono le discussioni. Honestly, when you have a relation and love, we serve for each other. Perché in realtà quando uno è realmente relazionato con qualcuno e lo ama, allora ci si prende cura e basta. Think for each other. Pensa l'uno per l'altro. And how to do best for best and best for that you love and relationship. E si pensa come rendere migliore quella persona che tu ami e che ci sei relazionato. Take the one mother and son example. Ad esempio prendi una madre con un figlio. Mother not argue with the child. La madre non si mette a discutere con il figlio. Child not listen to mother. Magari il figlio non ascolta la madre. But always mother is ready to care and love to the children. Ma nonostante ciò la madre è sempre pronta a prendersi cura del bambino. The children hide many things from the mother. Il bambino può nascondere molte cose dalla madre. Mother open the breast and in the public and say, come and shut my breast. Mentre la madre anche in un luogo pubblico si alza la maglietta e lo allatta. Because you are my baby. Perché sente che quello è il suo bambino. Where they argue, so many mothers are going to the child. Mostratemi se c'è un comportamento tale da parte di una madre che si mette a discutere con il figlio alla pari, anche se il figlio non l'ascolta e fa il birichino. The relation is no argument. Relazione significa non mettersi lì a discutere. It's a feeling. Perché c'è un sentimento. Show me an example of Mother Mary arguing with Jesus. Mostratemi un esempio dove c'è Madre Maria che si mette a discutere, argomentare, diciamo, battibeccare, perché discutere può essere anche a battibeccare con Gesù. And you show me one example that Jesus argued with his father. Oppure mostratemi se c'è un passo dove Gesù si mette a battibeccare con suo padre. He has to go to crucifixion. Lui deve andare per la crocifissione. Crocifissione. Scusate, sono inventato la parola. Crocifissione. Crucifying means he want to, he has to give him his body. Cosa significa? Che lui deve donare il suo corpo. He no argue with his father. Why you doing when I love you so much? Ma lui non è che si mette a dubitare o a discutere del padre. Non è che pensa, anche se io ti amo molto, padre mio, perché mi stai facendo questo? Non ha questo tipo di pensieri. Yes, you argue.
one is material based. Uno si ritrova di più a fatti beccare, a discutere, a argomentare quando quella relazione è basata più soltanto sulla materia. My desires are not fulfilled. I am angry with you. I miei desideri, le mie aspettative non sono soddisfatte e quindi mi metto ad argomentare con te. To argue with you. Devo discutere con te. Others' desire is not fulfilled. Why not you fulfill my desire? I have to argue for that. Non è soddisfatto i miei desideri, quindi ne devo parlare, devo discuterne con te. This is all material. E questo tipo di ragionamenti e di relazioni sono tutte basate sul materialismo. Means no relation. Che significa non una vera relazione. It's a business. È soltanto un business. Argue means I want to give and take. I give you, so you have to give me back. This then I argue for that. Discutere, argomentare è lì quando io nella relazione voglio dare, però voglio anche prendere. So one example of Mother Yashoda. Or Nanda Baba argue with Krishna. Mostratemi un esempio dove c'è Madre Yashoda oppure Nanda Baba dove si mettono a discutere, a argomentare con Krishna. Gopa Kumara, he traveled whole the universe, but he don't find his friend, so he don't stay anywhere. Gopa Kumara aveva attraversato tutto l'universo, ma non aveva ancora trovato il suo amico. E quindi non rimaneva mai fisso in un unico posto. He no argue with anyone. He said no, it is not my place. E non è che si è messo a discutere con qualcuno, sentiva semplicemente che quello non era dove andava, il suo luogo, dove doveva rimanere. You show me one example that the friends of Krishna make him horse and he start arguing with his friend, you make me horse. He argue like this. Se vedete il passatempo in cui i pastorelli di Krishna si mettono a cavalcare Krishna, gli salgono sopra la schiena per cavalcarlo, non è che Krishna si mette a battibeccare, a rispondere, a discutere con loro. E non è che gli dice, io sono Dio, come ti permetti di cavalcarmi, di fare una cosa del genere? Why he can lose the game with anyone? He's a god, he can lose the game of anyone? Lui essendo Dio può perdere il gioco? He's always winning. Lui se vuole potrebbe sempre vincere perché but lui è Dio. Friend is there. That I have to also win. So fulfill the desire of friend, he lose the game. Però per soddisfare il desiderio degli amici dei pastorelli, che anche loro sentono che devono vincere, lui appositamente perde il gioco. And he like to be a horse of his friend. Ed è proprio per questo che a lui piace essere il cavallo dei suoi amici. This is love, my dear. Questo è l'amore, miei cari. If there is algo, there is no relation, no love. Se c'è argomentazione, discussione, allora non c'è vera relazione, non c'è vero amore. Elia? È chiaro? Sì, perfetto, grazie. Many people I listen, they ask, oh, why Jesus is not, he's Son of God in the cross, why he's not telling to the Father, don't do this, why he's not using his power to not be crucified. Because he's a Lord. He said, my Father, which I will do. Gesù, quando deve essere crocifisso, sente che quello è il volere di suo padre,
perché lui è realmente relazionato, ha veramente amore e quindi non si mette ad argomentare, perché quello succede. This is love that has no argument. Questo è vero amore quando non ci sono argomentazioni. That is the point. Questo è il punto. Va bene, sei felice con questa risposta oppure no? Sì, grazie, thank you Gurudev. Rade, rade. No, no, without picture I will float. Devi mettere il video e mostrarmi che stai in essere, altrimenti non ci credo. Anyone? Close my picture. No, actually, they are all in picture, but some, there is no showing. Internet is slow. Okay, then here. Internet has to be fast. You see, rather, internet is okay. Something else is. That's what he is from. What? Prossima domanda, next question. La posso fare io la prossima domanda? Posso? Non so, non lo so. Yes, make the picture. Wait, I cannot do it. Sadhu Maharaj. No, no, the internet is the best person. But Sadhu Maharaj, Nita is always big. Si è fermato. Ok, allora volevo, ieri no, ascoltavo una traduzione che ha fatto Madhurya Rasa su un libro tradotto da Anantadas Babaji, no? Allora quello che mi ha colpito, questa frase è che dice appunto che aspetta, yesterday okay. I was reading. Well, sorry, I was listening. Letto o ascoltato? Ascoltato. Cioè lei l'ha tradotto e io leggevo la traduzione. Yesterday she read one part, one book translated by Anantas Babaji's book that Madhurya Rasa translated in Italian. So there was one part, one phrase. Vai. Ok, un attimo perché sto anche a lavoro, allora fa due cose. Allora, praticamente quello che mi ha colpito è che dice che noi, cioè il sadaka, il sadaka non può col proprio sforzo, anche se ce la mette tutta, non può uscirne dagli anartha,
ok? Soltanto con la, per la misericordia del guru, avendo un servizio per il guru, offrendo questo servizio. Allora, la mia domanda è questa. Cioè, io vorrei tanto uscire da questi anarta e avere una trasformazione in un certo qual modo. Allora, chiedo a Gurudeva, cosa devo fare? Qual è il mio servizio e come posso servirlo? Perché solo con la sua misericordia si può uscire. Allora io mi chiedo questo. Ecco, questa è la mia domanda. So she's saying that in this part, Anandas Babaji, he was explaining that one sadhaka cannot come out from anartas just by his own effort. Only through the mercy of Guru, by doing service to the Guru and by his grace, one can come out from the anartas. So she wants to come out from these anartas. So she's asking, how can I better serve to you? How can I satisfy you so that I can receive your mercy? What is the anartha? That I don't listen the word of my teacher. L'anartha reale sarebbe che io non ascolto le parole del maestro spirituale. He say A, I do B. Lui mi dice A e io faccio B. This anartha starts. E quindi ci sono gli anartha. The spiritual master is not a goal. Il maestro spirituale non è l'obiettivo. Mayavadi is spiritual master is goal. Per i Mayavadi il maestro spirituale è l'obiettivo. Bhakti Ishtadeva is the goal. Mentre nella Bhakti l'Ishtadeva deve essere l'obiettivo. Radha o Mohan. Radha oppure Mohan. Radha. Govinda, anyone, but Ishtadeva is the goal. Radha Mohan oppure Radha Govinda, chiunque, forma di Radha Krishna, però l'Ishtadeva devono essere l'obiettivo. Guru Dev is the navigator. Il Guru è il navigatore. Navigator fix, you have a navigator. First you put the address, goal. Then navigator works. Quando apri il navigatore lo vuoi usare, per prima cosa inserisci l'indirizzo. Dopo che hai inserito l'indirizzo, comincia a guidarti. A navigator says, "Ma turn right, and I turn left." Se però il navigatore mi dice di girare a destra e io giro a sinistra, what will happen? Cosa succederà? He will request you 3-4 times. Please, now you turn back and again come this way, then you can turn back. Allora, nonostante io sia andato in un'altra direzione, lui mi ricalcola un percorso e mi dice: devi girare di qua, di là, rigirarti e poi continuare dove avevo detto. This is the way, anartha we create. Quindi questa è l'anartha che creiamo. We make the long way of our life to reach the goal. E quindi per raggiungere l'obiettivo ci mettiamo tantissimo. Because my false ego desire, my crazy ideas make me to suffer more. This is perché i desideri che vengono creati dal mio falso ego mi fanno soffrire e quindi questo è il mio anartha. Anartha is that we not take shelter of Guru. I start creating problem in my life. Quindi il vero anartha è che non prendo realmente rifugio nel Guru e così iniziano i problemi nella mia vita. A navigator will not say anything to you. Why he will say? Because you have goal different. Why he will talk? He will not say you left or right. You do what you like, you understand that you have a different way. You have no goal in life. The navigator never works. E se il navigatore ti vuole portare nella destinazione, però tu non ascolti mai,
e vai a destra invece che a sinistra e così via, allora lui capisce che non vuoi raggiungere realmente quella destinazione, quindi non si mette neanche più a guidarti, perché capisce che è un obiettivo differente nella nel percorso, nella vita. So we make ourselves camp blockage in our life. E quindi creiamo una diga nella nostra vita che ci blocca. And second thing, we want to drive even in the foggy way. Fog, total deep fog is there, and I want to move myself. What will happen in fog if you drive? When you cannot see other thing, other person is there, what will happen? If you want to move in that foggy consciousness. E seconda cosa, sempre mentre siamo alla guida, vogliamo guidare in una condizione dove c'è tantissima nebbia, in una condizione nella quale non riusciamo a vedere chi c'è vicino, dove dobbiamo andare, e nonostante ciò vogliamo guidare e andare avanti. This is anartha, right? Questa è l'anartha. Clear? È chiaro? Bellissimo. So we make happy guru by following his words, right? 100%. That's the mercy. Then I reach the goal. Gli ho detto, allora facciamo felice il guru, come possiamo servirlo, seguendo le sue istruzioni. Il guru deve aver detto al 100%. But foolish. Così posso raggiungere l'obiettivo. Narayan Maharaj telling, they are what they do, they keep dogs in the houses. So one dog in the form of picture is keeping that I will, you are also one dog, I will bind you and keep you here, that I will use your name for that, that you will protect me. Quindi ci sono magari discepoli che fanno una grande sceneggiata, io sono tuo discepolo, faccio questo, quell'altro, Gurudev, però Narayan Maharaj, questo tipo di attitudine, ha fatto un paragone come tenere il guru sotto guinzaglio come un cane, che semplicemente lo tengo sotto guinzaglio e lo uso quando ho bisogno, sporcando così il suo nome. Every bad thing will be, I will blame your name. Perché ogni cosa poi brutta che farò, ogni cosa che mi capiterà che non va bene, allora cadrà su del guru. Good thing I do. Bad thing you do. I bind you and I will show your name that you are doing for me. And good thing I will do. That is because of me, my efforts. E quindi quando farò delle cose brutte sarà per colpa del guru, perché faccio delle cose che mi vanno male, allora è colpa del guru che non mi fa questo, che non mi fa quell'altro. Però quando faccio delle cose buone e belle che mi riescono bene, allora sono io la causa di ciò. The guru position is like a dog position. E quindi in questo modo la posizione del guru che un tale discepolo crea è quella simile a un cane. Sri Raja, what will anartha will not and what will happen? I am more and more I will become crazy. Se quindi questi anartha non li risolvo, cosa succederà? Man avanti, ma piano piano che passa il tempo, che si va avanti, divento sempre più pazzo. Because foggy mind, foggy vision, I cannot see anything. Perché ho la mente annebbiata, la visione annebbiata e non posso vedere niente. And somebody wants to help you in foggy way.
I don't want to go out from this world. E c'è qualcuno che mi vuole aiutare in quella condizione di nebbia? Però io non l'ascolto, non lo prendo in considerazione. This is my problem. My problem. E questo è il mio problema. This is Anartha. Questa è l'Anartha. I make you details to understand. Ho cercato di spiegare in dettaglio così che si può comprendere. Next. Ramananda Roy, volevi, avevi qualcosa, volevi leggere o mi avevi chiesto prima? Rade Rade. Dandava. Sì, volevo, se poteva fare un commento, Gurudeva, su poche righe, sono 7-8 righe prese dal Bhakti Rasamrita Sindhu. Would like to read one paragraph of Bhakti Rasamrita Sindhu together, if you like. Yeah, very good. Praticamente, c'è il capitolo che si intitola Studio approfondito del servizio spontaneo. Nell'edizione italiana sta a pagina 45, quello 145. Ok, quello... che... aspetta. Posso fare la foto di Ramana? No, perché questo è in italiano, lui ce l'ha in inglese. Ah, anche. Se no, Sridhar, facciamo una foto e te la mandiamo. Aspetta, fammi, te lo trovo. Mi dai pochi secondi. Spontaneous Devotional Service. Servizio studio approfondito del servizio spontaneo. Però forse è meglio se ti faccio una fotografia di questo e te la mando. Ah, tu intanto manda, poi cerco anche qui se... Ah, ok. E questa qui, guarda dove ci sta questo paragrafo così. Sending on the picture of the... I also have this book here. Ecco, l'ho fotografato, adesso te lo mando. Sì. Ma vedi come inizia, per vedere se l'ho trovato in inglese? Sì, inizia, dobbiamo diffidare. No. Va bene, ma me l'ha mandato su WhatsApp? Sì, te lo sta mandando. Perché questa è un'affermazione di Prabhupada abbastanza pesante, io me la sono sempre armonizzata a modo mio e vorrei vedere se Gurudeva conferma il mio punto di vista oppure se sono completamente fuori strada. Non è arrivata. Ecco, adesso. Adesso? Sì. Dobbiamo diffidare. Ci sta una parentesi graffa sulla destra. Ok. Gliela puoi tradurre tu? So. Allora, Ramananda, leggila in italiano comunque per noi. Ok. Allora, sperando di non disturbare lì Sridhar, però non so come si può fare. No, perché io poi leggo in inglese anche per altri che ascoltano in inglese. Quindi non tu, Ramananda, la leggi in italiano e poi ci dare la dice a Gurudeva, così magari... Tanto è corta. La leggo prima in italiano? Vai, vai. Dobbiamo diffidare però di una pratica cosiddetta devozionale, il Siddha Pranini, inventata di sana pianta da una classe di uomini senza grande autorità.
I suoi seguaci immaginano di essere diventati compagni del Signore per il semplice fatto di credersi tali. Questo comportamento del tutto superficiale non si accorda affatto con i principi regolatori del servizio di devozione. So, this paragraph is there, and Ramananda read already many times and before also, and he always tried to harmonize what Prabhupada is saying here with his conclusion, but he wants to ask to you how to harmonize. So, here is Prabhupada's comment. He's saying, we have to avoid one certain devotional practice, which is called Siddha Pranali, invented by a class of people without great authority. Their followers, they imagine to be companions of the Lord just to believe that they are as such. This type of behavior is totally superficial and does not go in agreement with the regulative principles of the devotional service. I don't need to tell. There are two things. Dice Prabhupada, lo dice lui stesso, quindi io non ho bisogno di dire niente. Ci sono due cose. Alcuni sono i principi regolatori. Who practice regulative principles, they don't need to think on that. Coloro che praticano soltanto i principi regolatori, allora non devono pensare alla Siddha Pranali. This is not good for them. Non è buono per loro. Prabhupada, this is for different person who is not in regular system. Perché questa pratica è per diverse persone che non si trovano tanto nello stadio dei principi regolatori. Read again. This behavior, totally superficial, does not goes together like in agreement. Does not agree with the regulative principles of the devotional service. And I can show you in his book. E io vi posso mostrare nei suoi stessi libri. I don't know what is his book, what is it? He was not like this or what? Upadesamrita. Upadesamrita. He writes something else. Lì ha scritto anche qualcos'altro. See the last Upadesamrita from last 1, 2, 3, 4 read. Is what he is writing. Dall'ultima pagina, leggete l'Upadesamrita dall'ultima pagina, 1, 2, 3, 4 pagine indietro. Adesso bene non ricordo, però guardate le ultime pagine cosa scrive. Who is practicing regulative principles? They are not in Braja Bhakti. They don't respect Brajavasi. Coloro che praticano soltanto i principi regolatori non sono nella Braja Bhakti. Non rispettano neanche i Brajavasi. They don't respect Radharani. Non rispettano Radharani. And I can show you in 10-15 Prabhupada is writing. Which book? Bhagavad Gita. E vi posso mostrare che nel 10° capitolo della Bhagavad Gita, verso 15, Prabhupada scrive that what you create the whole universe, you are the creator, you are all, everybody knows about you, but
You cannot understand yourself without your internal students. Riferendosi a Krishna, dice: tu sei il creatore, conosci tutto, sei onnisciente, onnipotente, però tu stesso non puoi capire te stesso senza la tua potenza del piacere. Can you give Bhagavad Gita? Krishna was alone by doing this avarata. Who is the creation of the world? Who is the Narayan Krishna, not the Brajendra? In the Dwaraka. There is a difference between Brajendra Nandan and Devaki Nandan. There is a difference between Dwaraka Krishna and Brajendra Krishna. The Supreme Personality of Godhead is a Brajendra. Gurudeva sta spiegando a Prashanti che c'è differenza tra Narayan Krishna e Brajendra Nandan Krishna. Narayan Krishna è quello che è Kurukshetra, la suprema personalità di Dio, che è diverso da Krishna di Vrindavan, Brajendra Nandan Krishna. Krishna never kill anyone. Krishna in realtà non ha mai ucciso nessun demone. And he never kill anyone. Non ha mai ucciso nessuno in realtà. All he instructed Narayan. Lui ha istruito Narayan, Narayan per l'uccisione dei demoni. Exactly. Power he is coming to play and exchange the love. He don't know the love of mother, motherly love, friendly love. Perché, he was God always. Perché Krishna è venuto soltanto per giocare, no friend, per relazionarsi con la madre, col padre, con gli amici, perché prima non era no conoscente. Friend, no mother, no father. Se vedete Narayan, non ha madre, padre, amici. He become hard to do that. E lui è stufo di quel tipo di adorazione. He desired to come to take birth in the womb of Mother Yashoda. Who desired Narayan? The Supreme Personality of Godhead. Narayan is one of the partners. Krishna, nella sua forma di Brajendra Nandan, è la vera suprema personalità di Dio, mentre Narayan è una sua espansione. Krishna is the Bhagavan Swayam. Krishna is the Bhagavan Swayam. Krishna, he Supreme Lord, but why is Supreme? Krishna è il Signore Supremo, ma cosa significa? Perché è il Supremo? Because this love, he only wants to exchange. Perché lui vuole condividere quell'amore che c'è a Vrindavan. Don't need anything. He create everything in the universe. Non ha bisogno di nient'altro. Lui ha creato tutto nell'universo. But one thing he cannot create. Però c'è una cosa che non ha potuto creare. Because this was hidden inside him, Alladani Shakti. Allada of Krishna. Che è l'Allad di Krishna, Alladani Shakti. Che era dentro di lui. E questa Alladani Shakti poi ha preso la forma in Radha. One soul. Body. Quindi sono un'anima e due corpi. And two soul, one body is Chaitanya. E due anime in un corpo è Chaitanya Mahaprabhu. He cannot explain himself, Krishna. The love of his mercy of the Radhika and the Brajvasis. Krishna stesso non è capace di spiegare, di concepire, di capire l'amore che possiede Radha verso di lui, l'amore che possiedono i Brajavasi verso di lui. Brajavasi is the guru of Krishna. I Brajavasi sono il guru di Krishna. All the Brajavasi, they are guru of Krishna. Prabhupada never disrespect any Brajavasi. I Brajavasi sono il guru di Krishna. Se voi vedete Prabhupada, lui non ha mai
irrispettato nessun Brajavasi, non ha mai mancato di rispetto a nessun Brajavasi. And who is the guru of Brajavasi? I Brajavasi sono il guru di Krishna, quindi chi è il guru dei Brajavasi? Govardhan. Govardhan. You see the Brajavasi? Anyone you see without going doing parikrama of Govardhan? Guardate Brajavasi, c'è qualche Brajavasi che vive senza adorare Govardhan, senza fare il parikrama di Govardhan? The Brajavasi never accept any guru. Impossibile. Se voi vedete Brajavasi, loro non accettano mai nessun guru, nessuna persona come guru. Ci abbiamo qui vicino un Brajavasi fatto e finito che si chiama Raju del Radhakund, qualcuno lo conosce, chiedete a lui se c'ha un guru oppure no. Govardhan dice guru. Se glielo chiedete dirà che non ce l'ha e Govardhan è il suo guru. What is the meaning of Govardhan? Yeah, the Brajavasi is guru. Your grandfather. You feel Govardhan like your grandfather. Govardhan means guru. Questo Brajavasi sta dicendo che. They're not the same word guru. Grandfather. Che loro il Govardhan lo sentono come il loro nonno, guru e nonno. What is meaning of Govardhan? Cos'è il significato di Govardhan? Go means senses. Go significa sensi. And Vardhan means to increase. E Vardhan significa incrementare. Like us. So this the sense desire to increase is the Govardhan. Raju sta spiegando che anche Krishna stesso adorava Govardhan, adora Govardhan. So, what is this? The material sense desire not. Quindi Govardhan significa incrementare i sensi, il desiderio di incrementare i sensi, ma quali sensi? Non quelli materiali. Only to increase spiritual sense desire. Soltanto il desiderio di incrementare i sensi quelli spirituali. That is the desire of Govardhan. They never said that Krishna is a god. They don't recognize this. Questo è il desiderio che hanno i Brajavasi, anche il motivo per cui adorano Govardhan, è quello che può concedere Govardhan. Loro non vedono mai Krishna come Dio. My child, my friend, my this and that. Like this, they think like this. Loro, there is no position in the altar of Govardhan, Krishna. You go to any altar of Brajavasi, they have not given the higher position to Krishna. Loro sentono che il loro figlio, il loro amichetto, se voi andate a casa dei Brajavasi, non vedete mai che c'è Krishna che sta sull'altare più alto di loro, in modo reverenziale. That gives a higher position to Hanuman. Mentre danno una posizione reverenziale più alta ad Hanuman. I say, why? E io quando ho visto ciò gli ho chiesto, ma perché he fate? My Gopal. Perché fate così? I am worshipping Hanuman. E perché io adoro Hanuman così che lui può aiutare il mio Gopal. Nandagam. Krishna place, right? Nandagao è il luogo di Krishna, giusto? What is the name of Nandagao? Qual è il nome di Nandagao? Nandeshwar. Nandeshwar. Why Nandeshwar, why? Perché Nandeshwar? It's a Shiva name. Nandeshwar è il nome di Shiva. What is the name of Nandagao? Nandeshwar. Why Nandeshwar Mahadev? Perché è il nome di Shiva? Why not Krishna temple? Perché non viene chiamato col nome di Krishna? Secondary. Yashoda Maiya child. Nanda Baba child. Lui è il bimbo di madre Yashoda e Nanda Baba. Krishna. Krishna. Nandeshwar. What is that?
What is Nandgaon? What is Nandeshwar? Is the name of Shiva. Nandeshwar, the name of Shiva. Right now, one more very famous temple, Asheswar Mahadev. Yeah. Very famous temple. This name? Asheswar Mahadev. Asheswar. Are Radha Kund? His name before was Kundeshwar. Arishtavan. Huh? Arishtavan. Arishtavan. Kundeshwari is Radharani. Name, what is the name? Shiva Temple. Shiva Temple. Shivpur. Shivpokhar. Shiva Temple is there in the when you Kundeshwar Mahadev. Kundeshwar Mahadev. Kundeshwar Mahadev. You see that? Anche a Radha Kundeshwar, questo tempio di Shiva che si chiama Kundeshwar Mahadev. Kundeshwar Mahadev. Questo tempio si chiama Kundeshwar Mahadev. You see? Why this? Shiva is the supreme. And he is the guru who removed my ignorance to see the Radharani. Shiva anche è supremo e lui è il guru. Supremo che è l'Adiguru che ci toglie l'ignoranza per vedere Radharani. My Gurudev says bhakti will never come if you know self Shiva. Il mio guru Gurudev diceva che la bhakti non potrà mai venire se non adoriamo Shiva, se non serviamo Shiva. Your ignorance will not go. First you go to Gopeshwar. This time, that time was not Shiva here, so he gets Gopeshwar and put one man. Milk to the Gopeshwara, 40 kilo, 10 kilo, how much you can do? Allora qui non c'avevamo il tempietto di Shiva al tempio, allora lui mi diceva di andare al Gopeshwar Mahadev al tempio, quell'altro fuori, e di offrire 40 litri, 20 litri di latte, tutto quello che potevo a Shiva. He knows to go and see Radha Mohan, but he said go to give the... Non mi diceva vai subito da Radha Mohan, mi diceva vai da Shiva e dai, offrigli il latte. Because ignorantly what we do, what Bhakti, what you say? Ritual? Regulative principle. Regulative principle. This is the best. We want to lift the regulative principle. I principi regolatori sono la cosa migliore. Possiamo vivere nei principi. Viviamo esclusivamente nei principi regolatori. Ho ricevuto Dio, faccio il business e sto a posto. Amazon. If Amazon not working, I will change the company. Come Amazon. Se magari Amazon non funziona più, non mi viene bene, allora cambio ditta. Ce ne stanno tante adesso. Only Brajavasi, they are not doing Amazon. Soltanto i Brajavasi non comprano attraverso Amazon, non fanno il business di Amazon. You are wrong. When we go, the money. Allora qualcuno mi dirà no, hai torto. Non è vero perché quando vado. One Panda only asking Radha Kund money. Quando vado in giro per i templi, tutti che mi chiedono soldi, vado a Radha Kund, c'è Mohan Panda che mi chiede tanti soldi. Ok, he asked. I agree. Sì, in realtà sì, sono d'accordo. Lui ti chiede botto dei soldi. Go to Mohan Panda, I stay 2 days, 3 days in his home. Io sono andato anche da Mohan Panda e sono stato 1, 2, 3 giorni a casa sua. You will see her wife
Ilani Brajavasi is coming to give the chapati. What is the home that she will give? E ho visto, anche voi se ci andate potete vederlo, che la sua moglie, ogni volta che va qualcuno a casa, un Brajavasi, chiunque sia, lei si mette a cucinare, gli dà dei chapati, gli dà qualsiasi cosa dentro casa. I also doubt like this. So I wonder, I make good friendship and I stay in the one Brajavasi house. Anche io avevo qualche dubbio riguardo questa cosa dei Brajavasi, Mon Panda, che chiedeva sempre soldi. I want to stay with you with hand roti and this. Allora ho voluto fare una prova, ho fatto amicizia, che sono andato a casa loro per 2 o 3 giorni, ho detto anche per voi, mangiate chapati fatti a mano, quei grossi. One day, Akshay, the grandchildren are sitting and she make the chapati and the some sabji, and outside Radhe Shyam, they see, they give this chapati to them and they say to children to wait. Then she cook and give to them. E io ho visto con i miei occhi. Looking from my eyes. Ho visto con i miei occhi un episodio in cui mamma aveva cucinato per i propri bambini dentro casa dei chapati, però qualcuno, c'era qualche sadhu, qualcuno fuori che li stava chiamando, stava elemosinando, li stava chiamando dicendo Radhe Shyam, e lei ha preso questi chapati che già erano con i bambini e li ha dati a quella persona che erano fuori. E ai bambini ha detto aspettate, li farò adesso nuovamente per voi. From that day, I understand the Brajavasi are protecting to the pure Vaishnava. Without that, nobody can help anyone. But outsider cannot be a Vaishnava without their protection. Yes, you know, they are the protector. Brajavasis are the protector of real Vaishnava. Quel giorno ho capito che sono i Brajavasi che sono i veri protettori e sostenitori di tutti i Vaishnava che ci sono qui a Vrindavana. Sono vero i sostenitori di tutti i bhajananandi che fanno bhajan. They have a very, very sharp eyes. They can check he's a bhajananandi or he's a baniya. Two judgment they keep. In eyes, one is a baniya, one is a bhajananandi. That thing he does not see. Hanno una visione molto avanzata. Possono vedere un qualsiasi devoto e riconoscerlo se è un vero Bhajananandi oppure no. And if somebody is Baniya, they ask money from them. Baniya means exactly what? Businessman. E loro riescono quindi a vedere se uno è realmente un Bhajananandi oppure un Baniya, che significa un business person, una persona interessata a fare soltanto business. Se vedono che quella persona è interessata a fare business, allora gli chiedono i soldi. Really? Without their mercy, impossible. Quindi senza la loro misericordia è impossibile. So I'm telling, Govardhan is a guru of Brajavasi. They cry and say only to the guru, Govardhan. Quindi Govardhan è il guru dei Brajavasi. Loro piangono e sentono che Govardhan è il loro solo guru. And he's a grandfather. And Govardhan guru is Radharani. Oppure sentono che è come il loro nonno. E il guru di Govardhan chi è? Radharani. Govardhan, without the mercy of Radhika, my spiritual sense desire cannot increase. Senza la misericordia di Radhika, i miei sensi spirituali non possono crescere. Without mercy of Radharani, his spiritual sense will not develop. Material sense will be with it. So she is the good. Radhika is the good. Senza la misericordia di Radharani, i sensi spirituali non si possono sviluppare.
ma vivremo soltanto in quelli materiali. Ecco perché Radharani è il guru di Govardhan. And why everyone is studying about soul? Perché ognuno parla riguardo dell'anima? What is the necessity of knowing soul? Qual è la necessità di conoscere l'anima? From this soul consciousness, my spiritual life grows. Perché nella realizzazione della coscienza dell'anima cresce la vita spirituale, inizia in qualche modo. And my material life and ritual injunctions grow with my material body. Mentre le funzioni religiose si aumentano o si fanno attraverso il mio corpo materiale, le ingiunzioni. And why Krishna is the supreme? Shiva, you don't need for that. Material body is worshipped. Durga, Shiva, Hanuman, all material body. Okay. E perché Krishna è importante? Col corpo materiale noi possiamo adorare Hanuman, Shiva, Ganesh. Krishna or his Aladini Shakti cannot move without spiritual soul consciousness. Soul is the base of his spiritual life. Mentre non possiamo servire realmente, non possiamo realmente connetterci con Krishna e la sua Aladini Shakti, quindi con Radhika, se per prima cosa non realizziamo di essere un'anima, se non arriviamo alla coscienza dell'anima, che sarebbe la A dell'alfabeto nella vita spirituale. I say about Jesus, he's a spiritual person. Why he is a spiritual? Because he say, I'm a son, he's my father. Io parlo sempre di Gesù che è una grande personalità spirituale. Perché? Perché lui si è sempre identificato come figlio e è sempre identificato chi è il suo padre. I'm a soul, so I'm a son. Io sono un'anima, sono il figlio. And he's a super soul, he's my father. E lui è la super anima ed è mio padre. And this is moved from the soul. And this is the real relation with the son and father. Questa coscienza può avvenire soltanto dall'anima. And this is divine. Ed è divina. It will never die, nobody can finish it. Non si spegnerà mai, non morirà mai, non c'è nessuno che la può uccidere, finire. Because it is spiritual. Perché è spirituale. Then, even at the time of crucifixion, what is God? Yeah. He said, excuse Father to them, they are ignorant. Al momento della crocifissione, Gesù ha detto al Padre, per favore Padre, perdonali, sono degli ignoranti. He non say, Father, I'm just son, I love you so much, why not you protect me? He never said like this. Non ho mai detto, padre, io sono tuo figlio, cosa stai facendo? Perché mi proteggi? He said, this is the best for me, that I have to crucify going for my father's. Lui sentiva che questa è la cosa migliore per me, di essere crocifisso per mio padre. Per il servizio. A spiritual person always has to take pain. No new. It's always happening. So many lives happen like this. Le persone spirituali sono sempre coloro che prendono il dolore, sono capaci di prendere il dolore da tantissime vite.
non è una cosa nuova. So nobody wants to go this way. Ecco perché nessuno vuole realmente prendere il percorso spirituale. Or better, external to do and to balance my material life. È più confortevole, meglio fare la pratica, tra virgolette, spirituale, quindi in realtà religiosa, soltanto nell'esterno, col corpo fisico, per bilanciare un po' la mia vita materiale. Those person nobody remember. E non c'è nessuno che in realtà comunque sia si ricorda della vita di queste persone che vivono soltanto nella superficialità. Raghunath Das Goswami is remembered by all Brajavasis. Mentre sadhu del calibro di Raghunath Das Goswami vengono ricordati da tutti i Brajavasi. And all this, he was not Brahmana. He was the caste, lower caste of the Brahmana. But everyone loved and respected. Life not asked to Brajavasi. I Brajavasi lo rispettano e lo hanno sempre rispettato, nonostante lui non si trovava in una posizione elevata della casta di Brahmana. Different directions. Sono differenti vie. Another question. Sorry, I take a long time to explain. Scusatemi che ci ho messo tanto tempo per spiegare. Excuse me. Per thank you, Gurudev. Yeah. Thank you. Sridhar, velocemente, posso fare un'altra domanda? Yes. Ramananda asked if he can make other questions. Yeah. Ma noi che siamo qui, no? Che lo vediamo e ascoltiamo, non rischiamo di prendere il diabete? We are here listening to you. Watching to you, there is no new risk that we become diabetic patients. Actually, I'm only external giving sweetness from the air. But is it sweet, right? You feel that sweetness, right? Io sono capace di dare dolcezza soltanto dalle orecchie. So that sweetness. Quindi questa dolcezza is when listening so sweet. When we practice very sweet. Quindi se noi ascoltiamo cose dolci, quando pratichiamo cose dolci, sentiamo dolcezza. So when we sign to Krishna. Quindi quando noi firmiamo con Krishna. Then slowly but sure. Allora lentamente ma sicuramente. What? Progressively, what? Ultimate goal comes. Progressivamente raggiungiamo il fine ultimo. The goal is bigger, ultimate goal is bigger. L'obiettivo è più grande oppure l'ultimo obiettivo, il fine ultimo è più grande? Ten, she opened the Bhagavad Gita.
chant. Take the Bhagavad Gita. Yeah. Ce l'ho, faccio la traduzione, già ce l'ho sotto mano. To those who are constantly devoted to service, no, in Italian. A coloro che sono costantemente devoti nel servirmi con amore, io do la comprensione con la quale possono tornare a me. I'm now in this. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Yeah. Then he gave understanding. Who seriously always want to serve him, who not serving him, who don't like him, they never give this chance. Lui dà questa comprensione, intelligenza soltanto a coloro che sono realmente fermi nel servirlo con amore, altrimenti no. Then what they give? Cos'è? More maya, more suffering. Se uno invece non lo serve con amore, allora dà più maya, più sofferenza. Who make maya? Chi è che crea questa maya? È Krishna. Suffering, who make Krishna? Krishna anche la sofferenza. Who has no desire to see and love him, it's okay, go that way. Perché coloro che non hanno desiderio di amare, allora lui gli fa vedere qual è la strada di Maya e dice, ecco, prendete quella via. You are fit for that. Tu vai bene per quello. You want to one, I will give you five. Ne vuoi soffrire, vuoi soffrire tipo il primo grado, il far soffrire 5 volte di più. That you never come out, maybe next life. Io non ne vieni somewhere mai fuori, magari nella prossima vita. Soffri. Yeah, we are not Gurudev, like Krishna created Maya, but it's not like our fault actually, just to blame of our own suffering. I want to be in suffering. What is not good, I want to accept that is my good. Because I am so dhundin, I can foggy. I cannot see good and bad of me. Sono io stesso che mi creo questa sofferenza, che sono confuso, non riesco a vedere buono e cos'è male. I switch off my navigator. Ho spento il mio navigatore. Why? Perché? Because it's not telling me right thing what I want. Perché non mi dice le cose che voglio io, allora lo spengo. It's useless. I will go to other supermarket. I will buy other navigator. Quindi è inutile sto navigatore, vado un altro supermercato e ne compro un altro. And in between I am free. I have holidays to think myself. E mentre vado dal supermercato all'altro, sto senza niente nel navigatore, quindi sto anche in vacanza. I can buy so many supermarket. E così mi rilasso. Navigator. E penso, ma poi che me frega tanto, chissà quanti ne posso comprare questi navigatori. You see, Radha Charan give me one compass. Vedete, Radha Charan mi ha regalato una bussola. I think it's a mercy for me. E io penso che è una grande misericordia per me. I think my situation is only one compass. I see. But what I am? One compass. See, I can open, but I'm always open that this way is to go. If somebody don't want to go, what I can do? I will only show this is the compass telling this way to go.
If you're not good, then I cannot bring you there. You have to work yourself. Una grande misericordia, perché la bussola mi dice quale direzione devo percorrere. Se però tu non vuoi che io ti mostri qual è la situazione da percorrere, allora io non ci posso portare, lo devi vedere da per te. I'm not a goal. Io non sono l'obiettivo. Sono come una bussola. Goal is this, what say, Krishna say. Read again. Here's the goal. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Buddhi yoga. Yes, go on. Comment, Prabhupada? No. That is not. Prabhupada, what are you read? This is nothing working. If this is comment, I'm difficult to understand. Read the next verse. Prabhupada. Yeah, Prabhupada comment. Prabhupada. This is the meaning. The purport by Prabhupada. In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now, Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. Of Krishna consciousness, very deep word. Coscienza di Krishna è una parola molto profonda. Material consciousness. Non la coscienza materiale. Who is Krishna conscious, he is not covered with material. Colui che è realmente no thinking material. Cosciente di Krishna non è ricoperto dal materialismo, non ci pensa neanche al materialismo. And who is the real Krishna consciousness? E chi è colui che è realmente in coscienza di Krishna? È questo che dobbiamo sapere. Day and night, 24/7, who is the Krishna consciousness? Chi è che è colui realmente cosciente di Krishna giorno e notte, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7? Madness for Krishna. E come uno può diventare cosciente di Krishna? Come uno può essere pazzo per Krishna? Without amor, without love? Senza amore è possibile? I don't feel this possible. Io non credo che sia possibile. Go on. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. That. Can you read again? When one tries to go back home, you want to go back home, not want to take again animal body, then snake body, then bird body, many bodies we take, then come to human body. Per colui che vuole realmente tornare a casa, non colui che vuole ancora incarnarsi in un serpente, un animale, un uccello, e poi magari riprendere una forma umana. I want to go back to my home. Io voglio tornare, voglio andare. Without religion and love?
voglio andare lì dove è la mia casa. È possibile senza relazione, senza amore? And without love, anyone can be conscious. E senza amore uno può essere una persona cosciente? No. No. That is my foggy mind. This is foggy mind. Senza amore la mia mente sarà soltanto in uno stadio offuscato, nella nebbia. I need navigator or not? Quindi ho bisogno di questo navigatore oppure no? I need navigator. But open yellow light. Quindi ho bisogno del navigatore che per prima cosa mi istruisce e mi dice accendi la luce gialla. Then I open flashlight. Allora accendo questa luce. So deep foggy, then I said to one person to walk in the front and show me come or not come. Allora c'è una nebbia così fitta che chiedo a una persona che è vicino a me di scendere dalla macchina, andare davanti e dirmi se questa luce si vede oppure no. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness. Fully. In devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. It's a process, not a final goal. One of the process to do that. Questo ricevere l'intelligenza, questo ricevere la Buddhi Yoga è un processo, non è l'obiettivo, non è lo stadio finale. In this process we will out from the foggy consciousness. E attraverso questo processo comunque riusciamo a venire a fuori dalla condizione offuscata. The ultimate goal of progress is Krishna. Not many goals, only Krishna. Non molti obiettivi, soltanto Krishna. One pointer. Un unico obiettivo. Krishna, listen that. Prabhupada was. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. Listen, I don't like association. I don't like devotees. Means my bad time want to come to me. Queste sono le due cose, l'associazione con i devoti e quella del maestro spirituale autentico. Se però a me non piace stare con i devoti, servirli, allora arrivano dei periodi duri. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is assigned, this is the point. Goal is assigned. Questo è il punto, quello di firmare, di centrare l'obiettivo. Extra für dich gemacht bin. Hau rein, bevor genau. Wir jetzt dann losfahren und du hast Hunger. Suniti. Rade, rade. Suniti, the mic. You see, goal is assigned.
What is meaning of goal is assigned. Quindi l'obiettivo è centrato, è firmato, che assign, è stato assegnato. Cosa significa? Cesare is a broker. Io sono un agente. And I want to buy one house. Io voglio comprare una casa. And I go to him. Allora vado da lui. In Europe. And I sign one contract that I will buy this. Four bedroom house. Vado da lui, trovo una bella casa, allora firmo il contratto che compro questa bella casa con quattro camere da letto. And I will pay you 1,050, 200,000. È il prezzo che devo pagare, 200.000 euro. Is a contract, I sign it. C'è un contratto, è tutto sul bianco e lo firmo. Goal is assigned. Quindi l'obiettivo. I contract you. Firmato. Il contratto è firmato, te lo firmo. No, that's fine. It's still I have a doubt. Questo significa firmare il contratto, assegnare l'obiettivo. Mentre la mia condizione è che ancora ho dei dubbi, ancora non ho firmato il contratto. Again. You cannot talk about the house again. To other broker. You can talk that again. I want to buy other house. If you sign. Yeah. Assign, then you can the go. Buyer. You can go to other place to. No, I will not buy this, I will buy that. Quindi, se io sono colui che ha firmato questo contratto, non è che poi posso andare da altri agenti, da altre agenzie e fare altri contratti per altre case. Meno che non c'è un botto di soldi. Meno che non c'è un botto di soldi. Stop talking about the house. Uno, una volta che ha firmato il contratto, deve fermare di. Finisce di cercarla perché ha firmato quel contratto. O not? Come fai a fare questo inquadrato? And you see, I assign it and again talking about Krishna. Show me any Brajvasi talk about Krishna. Quindi, se uno ha firmato il contratto e però ancora parla sempre di Krishna, allora forse non ha firmato. Mostratemi qualche Brajvasi che sta sempre a parlare di Krishna. No, non c'è. Because the contract already in contract. Perché già si sono assegnati, già hanno firmato il contratto. They talk about Mother Yashoda. Parleranno di Madre Yashoda. They talk about Radhika. Parlano di Radhika. They talk about the friends of Krishna. Parlano dei pastorelli, degli amici di Krishna. The Krishna is already assigned. Perché Krishna è già firmato, è stato assegnato. There is no doubt. I buy it. I buy it. Non c'è dubbio, già me lo so comprato. It's mine. Non è che lo cambio, è mio. If I know buy, then I'm known in soul consciousness. Però se ancora non l'ho comprato, se ancora non l'ho fatto mio, significa che non sono ancora anche nello stadio della coscienza, di essere cosciente dell'anima. I cannot be in my soul consciousness if I know buy the Krishna. Io non posso essere cosciente della mia anima se ancora non ho comprato Krishna. That is Gopi Bhav. E questo è il Gopi Bhav. My position is not in my body, my position in my soul and with you. Che ho la realizzazione, la coscienza che la mia posizione dove io sono non è nel mio corpo materiale, ma è nella mia anima insieme a te. Without assigning Krishna, no way out. E senza firmare il contratto con Krishna, non c'è mezzo per venirne fuori. Right or not? One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, yes, assigned, no assigned. This is my point. È firmato o non firmato? Questo è il punto. È il mio punto.
Now there is no issue of house. It's already, I buy it. Se io l'ho comprato, firmato, allora non c'è più nessuna preoccupazione. I buy it already. Della casa. Why are you talking about that? You come with me and say what to fix it and furnish it. Ho comprato Krishna, quindi non è che ne parlo più. Ho comprato questa casa. Adesso quello che devo fare è soltanto andare lì e vedere come gestirla, aggiustarla, abbellirla. How to be in love with him. Come essere in amore con lui. Then the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. But Prabhupada ki jai. So I say, what is achieved? What is achieved? It's not achieved. It's school passing. You pass the school, not college. Signing the contract is passing the school. Firmare il contratto non è quando lo firmo ho già raggiunto l'ultimo obiettivo. Ho superato la scuola superiore e poi da lì entro nell'università. That you believe in the soul, so you contract with the Krishna, sign it with the super soul. Sono arrivato alla credenza, alla fede, alla coscienza di essere un'anima, allora firmo con Krishna. You fix con la superanima. Your spiritual identification that now you are ready to move for that. È lo stadio in cui fisso la mia identità spirituale, che da quel momento sono pronto per poi procedere ed andare avanti. But this way, this is the way of slow realization. Slow is a realization, self-realization. It happens slowly, slowly. Questa è una via che richiede più tempo, però la via che richiede più tempo è quella che porta a realizzazioni. Piano piano, percorrendo questa via, raggiungerò queste realizzazioni. But it's steady, slow and progressively. Perché uno va piano. Chi va piano va sano e va lontano, difatti. Mm-hmm. Uno va piano e progressivamente rimane stabile. Achieve. We achieve. What achieve? Noi lo raggiungiamo. Cosa raggiungiamo? Ultimate. L'obiettivo ultimo. But Prabhupada said, association of devotee and bona fide spiritual master. Cos'è Prabhupada che menziona? L'associazione con i devoti è quella del maestro spirituale autentico. Who not sign, they are not bona fide. Coloro che non hanno firmato il contratto non sono autentici. Who is still not signed the contract, they are not bona fide. Coloro che ancora non hanno firmato il contratto non sono autentici. Means who talk about the house, they are not bona fide. Cosa significa? Che coloro che parlano soltanto della casa ma non hanno firmato il contratto non sono autentici. They have no house. It's still their contract, but they cannot have money to buy it. Perché ne parlano, ma in realtà ancora non hanno i soldi per comprarlo. Their contract is break. Non c'è il contratto reale firmato. They don't got Krishna. Non hanno realmente ancora
ricevuto legato Krishna. Right? Nevada. Many things Prabhupada say in his work. I know I had any words in this. I repeat and explain the meaning of that word. Io non aggiungo nessuna cosa di mio su queste parole di Prabhupada, semplicemente le leggiamo ripetutamente e cerco di spiegare queste stesse parole. I say my life. Astrologer say me in 50 you will die. You have up to 50 years old. Io vi parlo della mia stessa vita. Tanti anni fa un astrologo mi disse che sarei morto a 50 anni. I said, I'm going to die in 50 years. Okay, I decide to leave this grihastha. Io in 50 years. Fui sorpreso e decisi che volevo lasciare il grihastha ashram quando avevo 50 anni. And I die? E sono morto per davvero a 50 anni. But I have existence, I live it, really live it. Not that I'm taking. No, live it, then live it. Ho lasciato tutto quello che era relazionato con quel tipo di esistenza. Non è che ho ottenuto qualcosa, dai, prendi e dai, no. Ho lasciato completamente. No? My Saraswati, third Saraswati is running. After, he's also astrologer. 7 years. Saraswati, third time, nobody can survive. Adesso io, nell'astrologia, sto attraversando il terzo Saraswati, che significa, non lo so. He has to die in Saraswati. 7 years, right, like tough time. Tough time. Che sono in periodo 3 times 21 years more than 21, so 3 times I have started 22 and a half years after coming. Quindi questo Saraswati è un periodo di 7 anni e mezzo che è molto turbolento, molto negativo, molto difficile, e io adesso sto attraversando nella mia vita il terzo di questi periodi, quindi già hanno fatti 2, questo è il terzo. And I know if I am in my sarup, I will not die. And I'm in body, I will sure die. E io lo so che se sono, se vivo, se sono cosciente della mia forma spirituale, della mia svarupa, allora non posso morire. Mentre se sono cosciente solo del mio corpo materiale, allora di sicuro dovrò affrontare la morte. If I go to my sarupa, I will not die now. Se però io mi muovo verso la consapevolezza della mia forma spirituale, allora non potrò morire. And if I am living in my bodily consciousness, 100% I will die. Mentre se vivo soltanto nella coscienza del mio corpo, allora morirò 100%, al 100%. Is all mercy. Anukul hoive vidhi.
è tutta una misericordia. Goranga Borite Ave Purake Sarir Hari Hari Borite Nanabhe Nir Nitai Chan Kave Karuna Korve Vishay Sharya Kave Suddha Hoibe Man. When my desires, material desire will finish and my mind, heart will become pure, Suddha Hoibe Man. Tave Ami Hervo Sei Vrindavan. Then I can see that divine Vrindavan means in my Sarupavesh. Quando è che i miei desideri materiali potranno finire e la mia mente e la mia coscienza purificarsi, così che potrò vedere la pura Vrindavana, il quale è possibile soltanto attraverso la mia forma spirituale. And it all depends in the vidhi and of the circumstances. If the favorable circumstances, it will helpful to me. If the favorable circumstances is not there, I have to come to my material consciousness. E dipende tutto dalle mie circostanze. Se sono favorevoli e se non sono favorevoli, dovrò tornare nella mia coscienza materiale. Anukul hoibe vidhi, when the circumstances will be favorable in my life, by the Nitai Chanmas, Guru Kripa. Le circostanze possono diventare favorevoli attraverso la misericordia di Nitai Chan e la misericordia del Guru. If the most favorable is not circumstances, means Nitai mercy is not there. Se non ho delle circostanze favorevoli, significa che ancora non ho ricevuto la misericordia di Nitai, la misericordia del Guru. So all depend. Kripa. Quindi dipende tutto dalla misericordia. Any more question? Ci sono altre domande? Thank you, Gurudev. Radhe, Radhe.